Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati qui in un mio nuovo video. Questa rubrica della Triestina che ormai chi mi conosce, chi mi segue sa che porta avanti un po' di tempo, quindi quando posso, quando ho possibilità vi dico la mia, vi porto la mia opinione, vi dico anche un po', cerco di analizzare la partita. Si è appena conclusa la partita, la Triestina pareggia in casa 1-1 contro il Piacenza, lo scontro, la partita che dovrebbe essere insomma fondamentale perché è l'ultima contro la penultima in classifica, però purtroppo la Triestina ci ha deliziato di l'ennesima occasione persa perché quest'anno la Triestina non ha vinto uno scontro diretto, hai perso l'andata, oggi hai pareggiato in casa 1-1, però bisogna anche dire che il Piacenza, al di là del gol che hanno fatto, lì sono stati bravi comunque a farsi trovare, però la difesa della Triestina è stata imbarazzante perché lì praticamente il gol è nato su un cross innocuo, perché lì secondo me il portiere è stato bravo a pararla, però i difensori si sono fatti uccellare dal giocatore del Piacenza. Però per il resto, tu quando butti via un tempo, perché hai buttato praticamente via il primo tempo, dove no, sei sceso con l'atteggiamento sbagliato. Io avevo elogiato la Triestina, se vi ricordate, anche nella partita con Vicenza, la partita con la Pro Patria, avevo visto delle cose positive e oggi purtroppo ho visto cose che non andavano assolutamente. Si è fatto non un passo indietro, ma 10 passi indietro, secondo me, perché oggi veramente non c'erano idee. Non c'erano schemi. Le altre volte non è che c'era chissà che, però le altre volte ho visto più unità di squadra. Oggi veramente, cioè, si buttavano palle a caso, no? Sempre si buttava la palla su Bakogu, si cercava la spizzata. Oggi Bakogu molto molto male. Ma purtroppo è stato lasciato spesso tante volte da solo, no? E insomma, bisognerebbe. Poi i cambi non è che mi siano piaciuti tantissimo, cioè, per carità, magari ha messo Malomo a fare il centrocampista centrale, ma tu in casa contro il Piacenza stai perdendo. Dopo, boh, alla fine ha messo Minesso, ha messo Felici, perché ormai, cioè, non c'era nulla da perdere perché sei sotto in casa col Piacenza. Tra l'altro, il Piacenza è rimasto in inferiorità numerica, e quindi diciamo sugli episodi. Oggi gli episodi sono stati parecchio discutibili su me perché l'espulsione del Piacenza a me non è sembrato che abbia fatto tutto questo intervento, no, per fare male a Bakogu. Poi boh, loro sono rimasti in 9 e lì insomma l'espulsione c'era tutta sul fallo di Accardi, però per il resto, cioè tu hai dovuto sperare che il Piacenza finisse la partita in 9, perché se no la partita oggi non la recuperavi. Cioè, per me, per quanto mi riguarda, da persona esterna, il pareggio per me è stata sconfitta, perché tu oggi dovevi vincerla. Cioè, se tu non vinci queste partite, no, perché è uno scontro diretto questo, uno scontro diretto, cioè la partita tra l'ultima classifica e la penultima, cioè non puoi sicuramente sperare di salvarti, anche perché quelli che stanno avanti a te, il Mantova ha vinto 2-0, se non sbaglio, contro l'Albino Leffe,
Per fortuna il San Giuliano ha perso col Padova e dopo poi a Pergolettese ha vinto, ma il Pergolettese ormai ha preso il largo più che altro, però diciamo che tu sei aggrappato ancora alla quintultima in classifica, perché il San Giuliano è quintultima in classifica perché ha perso oggi a Padova. Se no, adesso ti mancano 3 partite. Prossima giochi a Saio, quella prima. Dopo giochi, mi pare, con San Giuliano, e l'ultimo giochi con la Pergolettese. Cioè, 2 partite su 3, su me, cioè, devi vincere. Oggi devi vincerla, cioè, uno scontro diretto, cioè, proprio l'ultima chiamata oggi. Poi, parlando del resto della partita, la partita non è stata chissà che entusiasmante, primo tempo, veramente. Il Piacenza è entrato con tutto altro atteggiamento, la Triestina è stata una Triestina guardinga, ha provato sì a fare qualche tiro, ma nulla di che, insomma, cioè, oggi secondo me ho visto poche trame, pochi scambi, cioè si andava sempre per via esterna, no? Cercando sempre una spizzata, un colpo di testa, poi il gol. È arrivato all'87esimo perché Piacenza era non ripartivano più. Cioè, da quando hanno avuto la prima espulsione, non ne avevano più, non ne avevano più. Cioè, fino al 50esimo hanno retto, poi chiaramente l'episodio ha cambiato la partita. Però tu, prima dell'espulsione, non è che avevi fatto chissà che. Cioè, hai preso un gol da Polli. Su un cross innocuo, lì il portiere ha fatto quello che ha potuto, però cioè, lì il giocatore di Piacenza è stato lasciato solo. Cioè, non può. Una squadra che all'ultima, praticamente l'ultima spiaggia, perché per te era l'ultima spiaggia, non può permettersi di entrare come entrata nel primo tempo con questo atteggiamento e di rischiare magari di prendere gol anche nel primo tempo. Dopo, secondo tempo, entri con questo atteggiamento, prendi gol e poi sì, la Triestina era lì, sempre lì, però cioè, si buttavano palle a caso, si cercava l'attaccante, non è che si cercava magari di fare un fraseggio, no, di provare un qualcosa di diverso, no. No, cioè, rispetto alle altre volte in cui io avevo elogiato la Triestina, perché avevo visto delle buone cose, non cose eccelse sicuramente. Oggi i ragazzi sono fatti 300 passi indietro, ma 300, cioè mi sembrava di rivedere la vecchia Triestina, no? Quando c'era ancora Pavanelli, cioè uguale. Poi, chiaramente Piacenza era in inferiorità numerica e tu nonostante loro fossero in inferiorità numerica non riuscivi a segnare. Perché non ci sono schemi, non ci sono meccanismi, cioè in quelle poche partite sì le hai vinte, ma perché secondo me non avevi nulla da perdere, perché hai vinto Arenate che anche lì sei andato sotto e ribaltata perché non avevi nulla da perdere. Col Vicenza hai fatto una discreta partita. Adesso, quando le partite incominciano a scottare, è qui che si vede. E oggi, anche oggi, non sei riuscito a dare continuità. Quindi, per me, sono altri 2 punti buttati, perché oggi avevi l'occasione di vincere e di praticamente mandare Piacenza in Serie D, e invece sei qui a 3 giornate dalla fine che devi sperare, perché sei punti sono, cioè, sono tantini, insomma, però adesso sei 3 partite e bisogna vedere cosa fanno gli altri. E poi hai lo scontro diretto con San Giuliano, quindi, cioè, la salvezza diretta, secondo me, non la prendi più, non la prendi più. Puoi sperare forse nel play-out, però se affronti così un play-out, come sei entrato oggi in campo col Piacenza,
Cioè, non stiamo parlando delle Afferalpi, squadre che stanno più in alto di te. Le Piacenza, se affronti in questa maniera, tu retrocedi e meriti, insomma, di retrocedere. Insomma, meriti. Perché per come sei entrato oggi, cioè, un po' svogliato, ma anche il suo profilo tattico, no? Delle occasioni, del gioco. Cioè, male, male. Oggi veramente male, anche nei cambi, secondo me, perché cioè, tu non puoi arrivare all'ottantesimo e metti 200 attaccanti, ma se non crei nulla davanti, è inutile. Cioè, buttavi solo cross e basta. Cioè, per me questo non è. Siccome io critico Allegri, per questa cosa, se lo fa anche la torre della mia squadra della città, lo dico. Cioè, oggi male, male proprio. Niente, ragazzi, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate per chi ha visto la tristina, no? Per chi è tristino, vi faccio sapere com'è la vista, ma per me siamo tornati indietro rispetto a prima. Abbiamo fatto 10, se non di più, passi indietro. Adesso si spera che la tristina nelle ultime 3 partite non faccia harakiri, perché comunque si spera che non si arriva ultimi, perché comunque dovresti conservare il distacco che hai con la quinta ultima, soprattutto hai lo scontro diretto col San Giuliano, si spera. Anche se per me la vedo molto difficile che la tristina si salvi, perché si vai a play out, ma insomma, non sei nelle condizioni di. Abbiamo visto oggi, cioè, ha beccato anche il palo con Malomo, cioè lì proprio racchiude proprio la stagione della tristina. Voi guardatevi il palo, è quella, la stagione della tristina. Buona giornata a tutti, ci vediamo con i prossimi video, penso se non domani, forse martedì, che mi pare c'è Juve che gioca semifinale di Coppa Italia. E niente, buona giornata a tutti e ci vediamo con i prossimi video. Ah, mettete mi piace e iscrivetevi al canale, perché vedo che c'è tanta gente che guarda i miei video ma non è iscritta. Iscrivetevi, non vi chiedo nulla, non vi chiedo di abbonarvi, non chiedo un'iscrizione. È un piacere che fate a me. Ci vediamo con i prossimi video e buona giornata a tutti.